Siamo qui con Alessandro Caruso, ottima prestazione da parte dell'Epomeo, vince 4-2, purtroppo però non riesce a passare il turno a causa della sconfitta all'andata per 6-2. Sì, purtroppo abbiamo un po' di rammarico soprattutto per quello che è successo all'andata, per i gol che abbiamo concesso, però oggi abbiamo reagito bene, anche oggi eravamo andati sotto, però non siamo riusciti poi a recuperare i 4 gol. Però resta la prestazione che comunque è stata importante e ci deve fare da motivazione ulteriore per la fine del campionato. Un Epomeo che ha risposto dopo i 2 gol iniziali, ha ribaltato il match e ha fatto credere a tutti quanti che poteva anche recuperare per andare ai calci di rigore. Sì, il nostro atteggiamento non è cambiato, nonostante abbiamo preso i 2 gol siamo rimasti sempre sul pezzo e poi purtroppo di là abbiamo trovato comunque un portiere che oggi ha parato penso almeno una trentina di conclusioni, c'eravate voi quindi avete visto tutto, siamo stati anche noi imprecisi, però ci sta e questo purtroppo è il calcio a 5, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Un commento sul direttore di gara? C'è poco da commentare, purtroppo sul doppio confronto abbiamo concesso molto soprattutto all'andata e poi ne abbiamo tirato, se facciamo gol l'arbitro non può fare niente, c'è poco da dire. La prossima volta saremo più bravi e proveremo a fare meglio. Ora testa al campionato per restare comunque secondi. Sì, assolutamente, questa prestazione deve comunque darci da motivazione ulteriore per il proseguo del campionato perché comunque ci giocheremo i playoff quasi sicuramente da secondi e abbiamo comunque un bel vantaggio di farceli tutti in casa e non dobbiamo mollare la presa e penso che se giochiamo così sarà molto difficile per tutti venire qui a vincere perché poi abbiamo 2 risultati su 3.